Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono il Gigante e oggi giocheremo ancora una volta alle Bedwars. Perché visto che siamo verso Natale, volevo portare più spesso sul canale le Bedwars, quindi oggi ci giocheremo per un'altra volta. Allora, come sapete, prima di tutto cerchiamo di prenderci un po' di ferro, così in modo che possiamo subito prenderci dei blocchi e una spada per andare subito al centro. No, perché mi sono presa quella di legno, fa lo stesso. Ok, tutto il resto del ferro lo possiamo usare per i blocchi. E io ora direi di fare subito il ponte prima che arrivino tutti. Perché come se avete visto lo scorso video, vi avevo fatto vedere, che vi avevo poi anche detto ovviamente, che al centro ci sono gli smeraldi e gli smeraldi escono tipo ogni quarto d'ora, una cosa del genere, quindi veramente ci mette tantissimo. Quindi se già riusciamo ad andare in vantaggio o almeno prenderne uno così velocemente. Ahi, ma che c'è? Ma c'è già un giallo, ragazzi. Attenzione, ma è stato velocissimo. Mamma mia. Ragazzi, dobbiamo stare veramente molto attenti, anche perché i miei compagni credo che non sono nell'idea di aiutarmi ad andare al centro perché mi stanno distruggendo il ponte, quindi forse hanno paura. Quindi noi ora comunque lo rimontiamo perché noi ce ne freghiamo, quindi ci prendiamo un altro po' di oro, sì, scusate, di ferro. Quindi adesso io direi di farmi un attimo del cibo, se riesco, dov'è? Qua, ok. Ok, perfetto. Qua il pane costa veramente meno nelle Eggwars, perché con 10 di ferro ti compravi 5 di pane. Invece qua solamente con 2 di ferro te ne compri 10, quindi diciamo così economico. Quindi comunque noi, prima di tutto, vediamo qui se al centro c'è qualcuno, direi di no. Quindi ci possiamo prendere qua, già visto che c'è un giallo. Stanno distruggendo il ponte. Va bene, perfetto. Gli do anche una mano se vogliono. Così proprio da mandarli via. Così. Vabbè, glielo distruggo così, tanto per gli faccio anche fare un mini parkour. Così a caso. Quindi noi ora ce ne torniamo subito a casa, perché vorrei andare anche dai diamanti, che non si sa mai, quindi. Adesso vediamo qui se è uscito uno smeraldo, ma credo di no. Ah no, invece sì, va bene. Perché come sapete, a me piace prendere gli smeraldi, perché con 4 smeraldi ci facciamo una spada in diamante. Quindi diciamo che non è poi così male. Quindi noi ora saliamo qua. Vedo che il ponte ai diamanti l'ha già fatto mio compagno, quindi noi ne potremo approfittare subito. Così poi potremo anche decidere di allargare. Così, vediamo se ha già preso i diamanti. Sì, ha già preso, però ne è appena uscito uno, perfetto. E poi ora qui ci copriamo qui dai verdi una minima copertura così, anche per prendere un punto di vantaggio, perfetto. E ora direi un attimo di tornare a casa e andare all'isola opposta dei diamanti. Io direi di fare tutto di fretta perché dopo non so cosa fare. Quindi diciamo che lo farò poi insieme a voi. Quindi, allora, noi adesso ci prendiamo un altro po' di blocchi che non si sa mai così. E tanto qui stanno facendo qua tutto di ceramica, vabbè, va bene. Ah, ma cosa trovo? Ah, credo che siano i coralli. Ok, perfetto, fa lo stesso. Noi qui facciamo un attimo così doppio, perché sennò potremmo rischiare di cadere. Che non ne vale la pena, quindi non vorrei che i gialli arrivassero a casa nostra. No, credo che lasciano stare il parkour che ho fatto. Forse avranno paura e non lo sanno fare, ma fa lo stesso. Quindi noi ora ci concentriamo ad andare sull'isola dei diamanti, anche se non so se c'è. Sì, c'è, perfetto, perché sennò era tutto un lavoro sprecato. E niente, allora, come sempre in tutte le partite vi faccio notare che siamo 4 blu su 4, come potete vedere in alto a sinistra la prima squadra, che siamo i blu, che siamo noi. Quindi 4 giocatori su 4 giocatori della squadra blu,
E tutti gli altri invece 3 giocatori su 3 giocatori, quindi siamo in vantaggio per una volta, perfetto. Qui potremmo anche avere un collegamento per andare dai gialli, solo che adesso hanno fatto il ponte. Quindi dobbiamo veramente stare attenti questa volta. E quindi noi adesso qua ci prendiamo il ferro, no vabbè me l'ha rubato ma fa lo stesso. E abbiamo uno smeraldo. Allora, se aspettiamo un attimo, ci possiamo prendere un altro po' di ferro per una spada in ferro. Quindi, se ci arriva un altro lingottino, siamo a posto. Così, ok, perfetto. Quindi noi ora ci prendiamo qui la spada che costa 7. E io direi, cioè, praticamente possiamo già andare. Vedo che anche i rossi si sono collegati al centro e vogliono già andare dai gialli bene bene. Quindi credo che, però, cioè, insomma, non bene bene, perché se vogliono così andare subito di colpo dai gialli, vuol dire che sono aggressivi. Quindi, infatti, hanno distrutto il letto. Quindi, questo non va fatto bene. Cioè, insomma, per ora va bene, invece, per il resto, no. Comunque, non lasciamo perdere, facciamo una mini scaletta così. E ora mi sa che i gialli fanno vendetta perché uno è appena corso lì al centro come un dannato. Comunque, fa lo stesso. Infatti è rimasto un giallo perché tutti sono corsi alla riscossa. Comunque, noi quindi ora dobbiamo stare attenti. Io direi un attimo. Allora, qui il letto l'hanno coperto, però mi sa che ci devo mettere anche un po' di lana. Perché se ha il piccone, infatti, come con i gialli, se aveva il piccone avevano coperto il letto, siamo fregati. Quindi io direi di metterci un attimo una minima copertura di lana, così tanto per se il caro compagno ti sposti. E ok, perfetto, quindi noi ora facciamo praticamente una cosa così del genere. Sotto poi ci andiamo dopo, così, perfetto. E niente, quindi allora adesso i gialli sono stati eliminati, bene bene, perfetto, molto bene. I verdi vedo che stanno ancora costruendo il ponte, mamma mia, sono veramente indietro. E niente, allora io direi di andare qui nell'isola dei diamanti, perché ora i miei compagni si stanno concentrando solo sull'altra isola, quindi spero che ce ne siano almeno, vediamo, 5, perfetto, va bene, 2. E noi in teoria potremmo anche decidere di andare là dai gialli facendo un collegamento, solo che ho paura che dopo i rossi vengano da noi, perché come potete vedere sono 3 rossi là che stanno andando nell'isola dei gialli, quindi per ora io direi di evitare. Quindi dunque adesso vediamo un po' cosa fare. Allora, prima di tutto ci prendiamo un po' qui di materiali, anche se me li hanno già rubati, vabbè. Io direi di fare anche tipo una cosa così del genere, tanto per coprire un po', che comunque non si sa mai, sempre meglio di niente. Quindi noi ora facciamo così, copriamo tutto qua, che ragazzi, come dicevo prima, non si sa mai, sempre meglio di niente, perché i rossicci potrebbero venire ad attaccare da un momento all'altro. Quindi scusate, non so se ve ne siete accorti, ma ho un po' perso la voce. Quindi mi vedrete un po' parlare strano, ma vabbè, noi non ce ne accorgiamo, facciamo finta di niente. E niente, quindi allora, i rossi, io potrei decidere di andare a casa dei rossi. Lo so che tutti lo stavate scrivendo nei commenti, ovviamente, però io direi un attimo di un secondo di farmi un piccone, perché sennò veramente non ce la facciamo. Quindi il piccone ce lo dovremmo fare, ce lo facciamo d'oro. Visto che abbiamo, sì, scusate, di ferro, visto che abbiamo 3 di oro, così perfetto. Quindi, allora ci mettiamo piccone al posto di questo. Ho veramente tantissima roba, quindi non so, se andarci, però io ho un'idea. Ho un'idea che praticamente nessuno fa, però è sempre meglio preoccuparsi del futuro, perché se moriamo è veramente un pasticcio. Quindi noi ora, se possiamo andare qua, aspettate qui, se andiamo qui in alto,
Posso lasciare qua tutta la mia roba, così. Ah no, aspettate, però la riprendo. Allora, lanciamo così in alto, con tutto quello che abbiamo. Ancora. Ragazzi, mamma mia, allora, così in teoria non dovrebbe... No, vabbè, fa lo stesso ragazzi, noi adesso ci andiamo. Come possiamo... Ahia ragazzi, stavo già morendo, attenzione. Noi ci andiamo come possiamo. Quindi io aspetterei che Russia vadano nell'isola dei gialli. Quindi però nel mentre noi possiamo comunque lo stesso andare qui a prendere gli smeraldi perché non c'è nessuno. Quindi noi ora dobbiamo fare anche una corsa. Ok ragazzi, io potrei andare dai rossi. Sinceramente posso andare dai rossi perché ce n'è solo uno. Sì, sinceramente ci posso andare. Sì, corriamo subito che se ammazziamo i più forti, cioè per ora sono i più forti in partita, ma fra un po' lo saremo noi, se non si accorge che ci siamo, così, letto distrutto, e ora dobbiamo, questo qui deve morire, quindi lo ammazziamo con tre spadate, e mancano due rossi. Però ora sanno che io sono a casa loro, quindi io sinceramente non so cosa fare, però ho un'idea geniale, cioè quella di andare a fare così, sì, se ce la faccio per salire magari, quella di fare così e salire il più che posso, se non se ne accorgono, perché così è veramente una tattica bellissima da usare, quindi non ci... Sì, shiftiamo così. Cioè, credo che vogliono tornare a casa perché comunque diciamo così che li ho avvisati che io ho distrutto il letto. Quindi potrebbero venire perché sanno che io sono a casa loro. O se no, ci potrebbero fare semplicemente vendetta. Quindi allora, adesso ci dobbiamo un po' gestire la situazione. Quindi intanto mangio un po' che quella che abbiamo appena ucciso aveva uno stack di pane. Quindi noi ne approfittiamo. Vedo che non vengono, cioè vedo che non stanno venendo. Quindi io ne approfitto per tornare a casa più velocemente che posso. E sì, appunto sì, di tornare ai ragazzi. Devo stare attento perché sono lì al centro. Attenzione ragazzi, devo stare attento. Sto facendo una cosa rischiosissima. Ok, se non mi vede, forse ci riesco. Facciamo così. Facciamo un mini ponte che ci può portare a casa. Ah, ma guarda lì che zozzo! Aspettate, aspettate, loro non sanno che io sono dietro di loro. Attenzione, ragazzi, posso ucciderli? E oddio, ragazzi, hanno le TNT, assurdo, assurdo, assurdo. Questo qua io l'ammazzo, mi ha veramente stufato. Vabbè, ragazzi, lo so, lo sapevo, ci facevano vendetta. Ha la spada in diamante, ecco perché. Sto maledetto qua. No, ragazzi, ma non devo. Guardatelo, guardatelo. È lì che ci prova. Noi non lo facciamo passare. Ma ragazzi, ma come ha fatto? Oh, ma ragazzi, ma Dio mio! Dobbiamo stare attenti perché questo qua ce l'ha distrutto. Questo ce l'ha distrutto. Dov'è? Aspetta, ragazzi, dov'è? No, raga, non lo vedo. Eccolo, eccolo. È lì, è lì. È lì, è lì. Ragazzi, attenzione, attenzione. Potremmo morire subito. Potremmo morire subito. Aiaiaia, ragazzi, ci muoio. Ok, mi sono salvato. Lo posso ancora frecciare in teoria. È lì. Ok, l'ho preso. Vabbè, lui sicuramente cerca di difendersi.
Quindi noi ora cerchiamo di salire il più che possiamo, perché se ci lo distrugge, ragazzi, siamo veramente finiti. E i miei compagni non se ne stanno veramente fregando. Quindi ci ha distrutto il letto, sto maledetto. Quindi io ti consiglio di scappare prima. Abbiamo vinto? L'ho ucciso, ragazzi, non ci posso credere. Abbiamo fatto una vittoria tremenda. E qui mi è caduto il cavolo, ragazzi. Scusate. E vabbè, perfetto. Sono arrivato secondo. Finalmente una vittoria da tantissimo tempo. E niente. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto attivando il tasto rosso iscriviti e attivando la campanellina per non perdermi nessun mio fantastico video, e lasciate un like e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!